Luigino, il progetto della Rete dei Giovani è cresciuto e cresce sempre di più ed è sempre più a servizio anche dei giovani della nostra regione. Che futuro c'è per queste idee? Allora, il progetto può avere continuità, ma per avere continuità bisogna coinvolgere i giovani universitari e quelli degli ultimi anni delle scuole superiori affinché si rivolgano alle associazioni di immigrazione. Fiume nel Mondo è capofila, ma ci sono altre, le altre associazioni di immigrazione, di modo che costoro, prima di intraprendere la loro esperienza migratoria, chiedano un consiglio alle associazioni che coinvolgono loro assieme ai giovani che sono all'estero. Quindi può avere futuro questo progetto attraverso anche un ricambio delle persone, perché quelli che sono entrati 4 anni fa a 35 anni adesso ne hanno 40 e bisogna coinvolgere i giovani. Allora l'iniziativa di oggi è rivolta proprio ai giovani e sicuramente avrà continuità. Ed ha avuto successo perché abbiamo visto che tanti ragazzi delle scuole si sono interessati. Se è vero che verrà reso obbligatorio l'insegnamento della storia dell'immigrazione nelle scuole, andando noi rappresentanti della sezione delle scuole potremo trovare le persone su misura, perché 200 di loro che sono presenti possono, diciamo così, avere interesse, 50, bisogna andare mirati con una corrispondenza continua con le scuole, con l'invio di nostri giornali, il nostro materiale e allo stesso tempo incontrandoli e accompagnandoli. Dottoressa, lei ha illustrato le due modalità con cui attraverso l'Università di Udine si possono fare esperienze all'estero, l'Erasmus e il tirocinio. Ci dà un pochino i numeri, l'interesse e anche i risultati attorno a queste due possibilità? Allora, la mobilità internazionale, diciamo, ho fatto solo una breve carrellata perché è molto più ampia. Ci sono anche esperienze di studio anche extraeuropee, abbiamo bandi proprio e offerte formative anche in tal senso, come delle nuove, una nuova didattica innovativa che sono i viaggi di studio che abbiamo iniziato l'anno scorso ad offrire agli studenti, hanno avuto veramente un grande successo. Quindi i numeri, diciamo, in generale sono intorno ai 500 studenti, l'anno scorso sono aumentati considerevolmente di circa 150 unità per queste anche opportunità appunto che vi ho appena descritte. Poi c'è anche la ricerca tesi che è offerta durante le lauree magistrali e offrono quindi diciamo solitamente sono intorno ai 500 studenti, 500-600 all'anno. E lei diceva sono interessanti anche delle mete che magari possono sembrare così meno prestigiose ma che possono dare delle opportunità concrete. Certo, perché lo studente, diciamo i ragazzi sono più volti ad andare in Spagna, naturalmente c'è il grande richiamo di stati europei insomma che hanno un certo fascino, però non è da sottovalutare anche quella che è la didattica e delle opportunità che vengono offerte anche dall'università dell'Est Europa, anche sia come didattica sia anche come esperienze diciamo di formazione, di tirocinio. Presidente, bello il suo messaggio ai ragazzi presenti oggi qui. Andate, scoprite il mondo, fate esperienze, ma poi venite a costruire il futuro di questa regione. Ma è fondamentale che i giovani abbiano la voglia di costruire il futuro del Friuli Venezia Giulia, ne abbiamo assolutamente bisogno. Ma è altrettanto vero che è fondamentale che vadano a fare esperienza all'estero, che conoscano nuove culture, nuove lingue, facciano in qualche modo in modo che queste realtà le contaminino e poi che questa contaminazione positiva venga riportata da noi, perché loro sono il pilastro su cui costruire il futuro della nostra regione e oggi ne abbiamo assolutamente bisogno. C'è la curiosità dell'estero, ma poi molti, ci diceva anche la professoressa dell'università, quando arrivano all'estero dicono però in fondo anche da noi queste cose ci sono e si possono fare. Ma il giovane per natura ha voglia di fare nuove esperienze, nuove conoscenze, è normale ed è naturalmente anche normale che il giovane in qualche modo si senta talvolta stretto nel posto in cui vive, ma nel momento in cui si trova a confronto con altre realtà riesce a comprendere quello che noi abbiamo. Viviamo in una regione, in un paese che ha una storia, una cultura
inimmaginabile, senza considerare quella che è la ricchezza enogastronomica dell'Italia, ma anche un paese che in questo momento offre anche delle opportunità lavorative, perché il lavoro c'è. Le difficoltà non mancano, ma credo che la nostra regione sia un punto di riferimento importante anche per le possibilità di crescita dei nostri giovani. Quindi l'augurio veramente è che loro possano in qualche modo tramutare le esperienze che fanno in opportunità di maggiore crescita per il Friuli Venezia Giulia. L'invito è quello: provate, conoscete, imparate, però mantenete quel legame, quell'amore per la vostra comunità, per il vostro territorio, che è fondamentale. Assessore, intanto abbiamo sentito che lei è profondamente, insomma, dentro questo argomento, perché di esperienze all'estero ne ha fatte. Sì, io sono stata molto fortunata, ho potuto farne diverse sia alle scuole superiori che all'università con il progetto Erasmus, che tutti conosciamo bene, che è una bellissima occasione di vivere la cittadinanza europea, andare all'estero per studiare o anche per lavorare con i tirocini dell'università e incontrare altri coetanei che fanno la stessa esperienza e condividere con loro, farsi ambasciatori del proprio territorio e condividere con le altre persone che vivono la stessa esperienza i valori che ci accomunano a livello europeo. E ovviamente questa voglia di provare all'estero diventa sempre molto attrattiva anche con l'Europa, insomma, sì, come diceva lei, questi ragazzi sono cittadini del mondo ed è giusto che l'esperienza la si faccia. Udine può essere anche il contrario, cioè un luogo che attira giovani dall'estero per esperienze di studio o lavorative? Ma sicuramente questo è un grande lavoro che Udine deve fare. Come assessore alle politiche giovanili è un obiettivo molto ambizioso, ma un obiettivo che sicuramente ci siamo posti come amministrazione, anche attraverso l'Università di Udine, che è comunque una delle migliori università italiane. Il territorio udinese, insomma, può essere attrattivo per i giovani all'estero. La rete dei giovani dell'Ente Friuli del Mondo e delle altre associazioni di coregionali all'estero è un insieme di ragazzi che vivono e che lavorano all'estero, che hanno costruito delle carriere bellissime, tra l'altro soprattutto in Europa, e che puntualmente si incontrano per cercare di sviluppare dei progetti. È una rete che vive ormai e che lavora da circa 4 anni e quest'anno appunto si pone l'obiettivo di dare una mano, di essere riferimento ai ragazzi che vogliono viaggiare e provare a loro volta un'esperienza all'estero. In questo senso i nostri ragazzi diventano davvero dei punti di riferimento importanti. Sentiamo le loro storie. Giacomo è uno dei ragazzi di questa rete che si pone l'obiettivo, anche attraverso questo convegno, di essere di riferimento a tutti i ragazzi che vogliono provare a fare un'esperienza all'estero. Tu sei un udinese e vivi a Budapest. Allora, consiglieresti ai ragazzi che sono qui presenti oggi di venire a Budapest e perché? Sicuramente non è il momento storico migliore nella storia di Budapest per problemi di inflazione che stanno toccando l'Ungheria. Certamente è una città molto vivace, anche molto multiculturale, quindi a livello di integrazione nel tessuto sociale non crea nessuna difficoltà, e certamente le opportunità di lavoro sono tantissime, soprattutto nel mondo delle multinazionali, ogni settore, IT, finance, logistica. Qualcuno ti chiede informazioni da qui, magari qualche amico, qualche conoscente, per provare a intraprendere questo viaggio? Assolutamente sì, qualcuno l'ho anche portato, diciamo, e credo siano tutti abbastanza soddisfatti, appunto perché al di là delle opportunità di lavoro non è la meta classica Londra, Berlino, Parigi, ma al di là di quello offre comunque un contesto che per una persona, secondo me, diciamo che è sotto i 35 anni, è molto molto favorevole. A
Alex, un altro ragazzo della rete di giovani che oggi sono qui a fare da riferimento ai ragazzi che vogliono provare un'esperienza all'estero. Tu all'estero ci sei stato e sei tornato. Allora, sei andato in Scozia perché? Io sono andato in Scozia perché cercavo opportunità diverse e qua non ne avevo, e quindi sono andato là con 120 euro nel conto e ho provato. Ho iniziato come au pair, ragazzo alla pari, e dopo ho fatto un'esperienza come mungitore e in più poi mi sono dedicato al lavoro con anziani come carer. Hai fatto di tutto? Sì, sì, però ho trovato un lavoro che mi piaceva, che era il carer, e quindi lavorare nel sociale, e così è andata. E poi sei tornato perché? Sono tornato perché era da un anno che in questi 5 anni in cui sono stato in Scozia, era un anno che ero un po', cioè ero stufo e volevo tornare in Italia, e ho avuto l'opportunità di lavorare al Civi Forma Cividale come educatore, e adesso faccio un lavoro che mi piace e sono felice di dove sono. Quindi l'opportunità è arrivata dalla tua terra alla fine, quella giusta. Sì, 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 sì. Non ci speravo, però poi mi hanno parlato di questo lavoro qua e ho detto, boh, dai, perché no? E sono tornato a casa contento, però facendo un'esperienza che comunque mi ha aiutato a crescere, a portare avanti questa cosa qua. Che consiglieresti ai ragazzi? Sì, sì, perché andare all'estero ti aiuta poi a crescere, a capire, e secondo me ti mette in relazione con altre culture che poi ti aiuteranno poi a interfacciarti con altre persone quando ritornerai, se ritornerai. Lorenzo è uno dei ragazzi entrati di recente in questa rete di giovani che lavorano in Europa. Tu di dove sei originario e dove vivi? Allora, io sono originario di Campo Formido e vivo a Praga dal 2015. Che cosa fai di bello a Praga? A Praga lavoro nel campo della conformità, gestione del rischio, sicurezza informatica per un'azienda tedesca. È successo che ho fatto l'Erasmus nel 2009 a Praga e mi sono innamorato della città. Mi è piaciuta talmente tanto che poi ci tornavo sempre per visitarla, e poi nel 2014-2015 per, diciamo, esigenze lavorative ho detto vediamo quali sono le opportunità, e così è successo. Sei felice lì? Si vive bene? Beh, certo, ci sono i pro e i contro, chiaramente l'Italia è sempre nel cuore. Però devo dire che ancora al momento è l'opportunità migliore da un punto di vista lavorativo e di indipendenza, sicuramente mi trovo bene. Sì. Consiglieresti come città a chi magari ora sta pensando a dove fare l'Erasmus o ha un'esperienza all'estero? Assolutamente, la consiglio, diciamo, una meta diversa rispetto alle solite Londra, non lo so, Parigi, Barcellona. E ho scoperto che ci sono diversi friulani a Praga, per cui il mio desiderio è quello di fondare un focolar. Vediamo se ci riuscirò. Allora ci vediamo all'inaugurazione, ok? Va bene, siete invitati. Jessica, tu di dove sei originaria e dove vivi? Allora, io sono originaria di Magnano Riviera e vivo attualmente a Londra. Dove fai il medico? Esatto, sì. Come sei capitata lì? Che percorso hai fatto? Ma ho fatto un percorso, ho fatto medicina a Udine, poi la specializzazione a Trieste, e alla fine della specializzazione ho fatto un periodo, proprio l'ultimo anno, di fellowship là. E mi è piaciuto, ho conosciuto il mio tutor e il mio supervisor del dottorato, ho fatto il dottorato là, poi ho fatto un'altra fellowship post-ICT e adesso sono felice, lavoro là, insomma, trovo bene. Tu consiglieresti un'esperienza che hai fatto tu a Londra, anche a chi magari lavora nel campo della sanità o punta a lavorare nel campo della sanità? Sì, assolutamente sì, perché intanto si vede un sistema diverso. Chiaro, la medicina è sempre quella e le linee guida sono le stesse, però si vede un approccio diverso al lavoro, un approccio diverso anche al sistema sanitario, del sistema sanitario, e soprattutto alla ricerca. Se uno vuole fare ricerca lo suggerisco in modo particolare. Tu di dove sei originario e dove vivi? Allora, sono di San Daniele del Friuli e adesso vivo in Lussemburgo da settembre dell'anno scorso, però prima ho vissuto per 8 anni in Inghilterra e quindi ho cambiato un po' e ho provato una nuova esperienza. Che cosa fai in Lussemburgo? Lavoro in un ambito finanziario, in una società di debito privato,
e sono un portfolio manager ed è da un anno e 3 mesi che mi occupo di gestione di risorse finanziarie. Cose serie. Sì, un pochino. Poi, quindi praticamente sei stato rapito da quei simpaticoni del Focolare del Lussemburgo, che salutiamo, ti hanno detto immediatamente ad aiutarci. Il presidente Stefano Milani, il segretario Alessandro Cantarutti, Matteo Bortolotti, Fabio Perez, tutti, anche quelli che mi sono dimenticato adesso. Siete un bel gruppone in Lussemburgo. Sì, sì, abbiamo ripreso l'attività molto recentemente perché per 20 anni è stato chiuso e quindi adesso da un paio d'anni abbiamo ripreso lentamente, ma abbiamo già fatto molti eventi, castagnate, eventi di Natale, l'evento Frico, e il nuovo anno ci sarà anche il 60° anniversario, quindi molti eventi anche a venire. Bravi. Senti, oggi invece qui sei un po' nella veste di, insomma, distributore di dritte per chi volesse provare a fare un'esperienza in Lussemburgo. Intanto lo consigli come meta? Certo, perché è molto piccolino, cioè in tutto Lussemburgo ci sono 600.000 persone, quindi 6 volte Udine, e come Lussemburgo città le dimensioni sono quelle di Udine, però ci sono molte opportunità lavorative, non solo in ambito finanziario. Il mio consiglio ai giovani è di buttarsi come me, provare e ovviamente appoggiarsi anche al Focolare se avessero bisogno di chiarimenti, se avessero domande. Noi siamo molto disponibili e possiamo aiutare tutti i giovani interessati per l'esperienza. Rigone ed Eleonora hanno appena terminato il servizio civile e oggi ne hanno parlato ai ragazzi e li abbiamo trovati entusiasti da questa possibilità che spesso non si conosce benissimo. Allora, ci raccontate la vostra esperienza? Certo, allora, io per prima non sapevo nulla del servizio civile, l'ho un po' scoperto a caso in un momento in cui avevo tanta voglia di fare e di reintegrarmi nel territorio che avevo un po' perso durante la pandemia. Durante il servizio civile ho conosciuto anche Eleonora, che è diventata una mia grandissima amica, e abbiamo avuto la possibilità di fare tantissime cose per la società in cui viviamo, a Gemona, quindi organizzando corsi, altre attività, ma anche pensando a modi per avvicinare i cittadini all'amministrazione comunale. A me ha svoltato la vita, anche perché dopo il servizio civile si sono aperte tante porte nel mondo del lavoro. E per una ragazza che sta ancora studiando giurisprudenza e che non aveva mai lavorato prima, per me è veramente una cosa bellissima. A te, Eleonora, com'è andata? A me anche benissimo. Io il servizio civile lo conoscevo già e lo aveva fatto una mia amica, però prima di iscrivermi ci ho pensato anche tanto e alla fine ho trovato il progetto a cui ho partecipato a Gemona, che sembrava quasi ritagliato, ecco, su quelle che erano le mie esperienze, quello che volevo fare. E quindi poi ho incontrato Rigona, ci siamo trovate benissimo a lavorare insieme, abbiamo fatto tante cose all'interno del progetto e abbiamo anche capito un po', diciamo, di più chi siamo e cosa possiamo fare, cosa ci piace fare. Trovare la propria strada e conoscere le varie possibilità di studio e di lavoro all'estero. È per questi motivi che tutti i ragazzi che vedete qui alle mie spalle oggi sono venuti qui al Centro Culturale Paolino d'Aquileia di Udine per conoscere appunto le varie modalità con cui andare a fare un'esperienza all'estero. Gianpaolo, tu frequenti il Convitto Paolo Diacono? Sì, frequento il Liceo delle Scienze Umane a San Pietro, che è affiliato al Convitto Nazionale Paolo Diacono. Sei venuto qui per così provare a capire se intraprendere un'esperienza all'estero nel tuo futuro? Beh, sì, perché comunque fare esperienze è molto importante. Io credo che anche all'estero posso assimilare culture e anche stili di vita diversi che mi possono arricchire e portarli qua. Hai colto qualche spunto particolare oggi? Non so, un paese dove andare, un'esperienza da poter fare? Beh, hanno parlato dell'Est Europa come un nuovo fronte e io sono molto propenso, anche non studiando la lingua, le lingue dell'Est Europa, però sono molto curioso di sapere anche là come funziona e anche fare esperienze là, logicamente. Emma, che scuola frequenti? Liceo scientifico a Cividale del Friuli.
qui oggi per provare a immaginare un futuro altrove? Sì, per vedere cosa può offrire la regione e cosa si può fare in alternativa magari a iniziare subito l'università, magari vedere di fare qualcos'altro. Ti è venuta qualche idea oggi? Beh, il servizio civile mi ha molto interessato, è stato molto interessante dare uno sguardo. Che cosa ti ha spinto a venire qui oggi ad ascoltare insomma queste possibilità che potrebbero portarti all'estero? Ah, in qualità di rappresentante di classe ci hanno appunto invitato a questo convegno ed è molto interessante, infatti non vediamo l'ora di poterne parlare ai nostri compagni di classe, soprattutto per le opportunità che il PVG può offrire, anche perché non sono molto conosciute tra noi giovani, secondo me, quindi molto molto interessante. Sì. Allora, Giulia, tu che scuola fai? Io frequento il liceo linguistico a Cividale, annesso al CNPD, e ormai sono in quinta. Ormai sono in quinta, quindi si guarda l'università e forse ha qualche esperienza all'estero? Assolutamente sì, poi soprattutto dopo oggi mi si sono aperti molti orizzonti e ho trovato questo convegno estremamente interessante. E poi soprattutto sapere che sono per la maggior parte coperte, le spese sono per la maggior parte coperte appunto da fondi della regione, italiani ed europei. Il posto dove ti piacerebbe andare? Mi piacerebbe tantissimo provare a vivere un'esperienza nei paesi nordici, europei, ma anche l'Australia mi affascina molto. Leonardo, tu che scuola fai? Io faccio il liceo scientifico CNPD a Cividale. Ok, perché sei qui oggi? Sei interessato da questa ipotetica esperienza all'estero? Allora sì, ho visto l'esperienza, ho visto che appunto per i rappresentanti si poteva andare a questa conferenza e siccome si parla di viaggio all'estero e io sono comunque interessato a viaggiare, a scoprire nuove culture, ho deciso appunto di partecipare. E a me piacciono i paesi del nord, ma comunque un fascino per Londra perché è molto moderna e mi piace anche l'America e diciamo sì. Tommaso, da che scuola arrivi? Convitto nazionale a San Pietro. Ok, come mai qui oggi? Per questo seminario che comunque è molto importante perché faccio una scuola di lingue, quindi è abbastanza coerente con quello che faccio. Quindi tu hai l'idea, l'obiettivo di andare a fare un'esperienza all'estero prossimamente? Sì, sarebbe un mio obiettivo, diciamo, mi piacerebbe. In che paese? Boh, Stati Uniti sarebbe il top, diciamo. Giulio e Alberto frequentano il primo anno di università. Facoltà? Banca e finanza. Facoltà? Anch'io banca e finanza. Però banca e finanza, bella tosta impegnativa. Anche voi tra quelli che sognano un'esperienza all'estero? Sì. Specialmente, allora, personale ho già intrapreso una piccola esperienza all'estero di qualche mesetto in una scuola di lingua in Inghilterra e quindi vorrei riproporre, vorrei cambiare magari un'altra esperienza, un contesto diverso. Anche tu sogni in qualche modo l'estero o ci hai già provato? Sì, sogno l'estero, diciamo, sarei interessato a una esperienza lavorativa, ma partecipando all'incontro, ad esempio, ho scoperto la possibilità del servizio civile all'estero e quindi sto pensando di intraprendere anche questa via. E per adesso non ho ancora fatto esperienza all'estero e quindi desidererei eventualmente anche fare un Erasmus. Devo valutare, diciamo. Fabio, il progetto che vi vede uniti, tutte le associazioni di corregionali, così per creare questa rete di giovani, sta andando avanti e si sta soprattutto mettendo al servizio di questa regione, con tanti ragazzi che vogliono andare all'estero e che oggi trovano informazioni e riferimenti. Sì, è un progetto molto importante perché unisce tutte le associazioni dei corregionali all'estero, perché è impensabile che nel 2023 ci ragioni in termini diversi. I friulani non possono andare all'estero in maniera, diciamo così, autonoma, senza considerarsi parte integrante di una regione che è molto complessa e ricca. Quindi questi progetti si dimostrano come sia possibile superare le differenze e anche le diffidenze che purtroppo hanno segnato la regione. È un progetto che in fondo sono i giovani stessi che ci insegnano ad andare oltre e quindi a lavorare all'unisono per il bene della regione stessa, sperando che chi emigra per l'appunto anche
ritorni ed arricchisca il nostro territorio. Lo dicevamo pochi giorni fa, no? Che l'obiettivo era di coinvolgere questi ragazzi e mi sembra che l'obiettivo sia centrato, perché sono tutti i partecipanti sono molto interessati e soddisfatti di quello che stanno ascoltando. Sicuramente anche quest'anno l'esperienza è vincente. Faccio i complimenti ai ragazzi nostri della rete Giovani all'Estero che hanno organizzato l'evento e vedo anche tantissimo entusiasmo da parte degli studenti che stanno intervenendo oggi. Sono molto curiosi e hanno capito l'importanza dell'esperienza all'estero. Per noi è stata l'occasione anche per rivedere giovani che hanno fatto l'esperienza e che adesso sono rientrati. E come stavano dicendo poc'anzi nella tavola rotonda, è importante che i ragazzi abbiano la possibilità di andare all'estero per fare un'esperienza, come è altrettanto importante che il nostro territorio sia attrattivo per altri ragazzi dall'estero. Gianpaolo, abbiamo visto molto interesse riguardo a così le possibilità che oggi voi avete illustrato. Ci dai qualche dettaglio in più per capire meglio che cos'è l'Eurodesk? Sì, l'Eurodesk è una rete a livello europeo che raggruppa dei punti informativi che riguarda, diciamo, le opportunità che vengono offerte dall'Unione Europea per la mobilità dei giovani di tipo cosiddetta extracurricolare, cioè al di fuori del percorso di studi classico. Sono tutte opportunità di tipo gratuito, finanziate dall'Unione Europea, che spaziano dal volontariato ai tirocini presso le istituzioni europee, a altri tipi di stage presso soggetti privati o pubblici, fino a anche attività di tipo lavorativo. Per rivolgersi all'Eurodesk, i ragazzi per esempio di Udine, dove devono andare? Noi abbiamo l'ufficio, uno sportello dedicato che si trova in via Stringer 14 e possono venire ogni giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18 oppure su appuntamento. Friulani, udinesi, pordenonesi, triestini, sloveni, tutta la regione è qui per i rapporti con i propri ragazzi all'estero, quelli che ci sono già e che vivono fuori e quelli che stanno per partire. Mi sembra un bel modo di unire il tutto e rimanere in qualche modo Friuli Venezia Giulia. Sì, noi abbiamo iniziato un percorso con la nuova emigrazione ancora 3-4 anni fa, perché abbiamo scoperto che l'emigrazione non è solo un fatto delle fasi, grandi momenti dell'emigrazione, quindi del dopoguerra, eccetera, eccetera. Abbiamo scoperto che tanti friulani e pordenonesi quindi vanno all'estero. Ed era giusto allacciare con loro un rapporto in maniera che mantenessero sempre il riferimento ai valori e alle radici ovviamente delle loro terre di partenza, ma anche un rapporto fattivo sul piano anche poi di scambi culturali e perché no anche di natura economica, insomma. Quindi il fatto che ci troviamo qui oggi a Udine con la presenza di tutte le associazioni direi che è molto positivo. Soprattutto perché se noi riusciamo ancora in qualche modo a distinguerci come associazioni territoriali, all'estero ciò non succede, nel senso che in tutti i paesi dove sono presenti i giovani della nuova emigrazione fanno già comunità friulana e della Friuli Venezia Giulia in tutti i loro paesi dove sono. Ecco qui, Loris, la realizzazione del tuo progetto. Ci sono i ragazzi friulani che lavorano all'estero in sala e i ragazzi friulani che pensano di fare un'esperienza all'estero. E lì dentro si stanno in qualche modo aiutando, si stanno dando una mano, stanno allargando quella che è un po' la rete che voi, associazioni di corregionali, state portando avanti da diversi anni. No, questo è il sogno che avevamo 4 anni fa. 4 anni fa con questo progetto uscivamo dalla pandemia. Quindi c'era un po' di disorientamento dei giovani, ma anche nostro. Noi come Ente Friuli nel Mondo siamo un ente di interesse regionale, assieme agli altri corregionali all'estero, che da 70 anni manteniamo questi rapporti con i corregionali all'estero in tutto il mondo. E ci siamo accorti che mentre ovviamente in America Latina, piuttosto che Australia, piuttosto che Canada, c'è stanzialità, ormai chi è emigrato, ha fatto famiglia, difficilmente rientra e meno. In Europa sono tanti giovani
Stiamo parlando di oltre 1000 giovani che ogni anno dalla nostra regione vanno a fare esperienza all'estero, mobilità professionale, quindi una mobilità, difficilmente mettono su famiglia, fanno esperienze. Quindi era importante mappare, sapere dove erano, sapere cosa facevano, per metterli a disposizione della nostra regione e delle attività economiche della nostra regione, perché sono delle professionalità importanti. Ecco che quindi 3 anni fa abbiamo cominciato a creare una rete, a mapparli, grazie al contributo, al sostegno di questi, del social di Udinese TV, perché è un social giovane ed è riuscito a individuarli attraverso lo sport, importantissimo. Una volta individuato quasi una 50ina prima, adesso siamo arrivati a 100 centinaio, questi giovani si sono voluti trovare, sono trovati prima a Bruxelles, poi l'anno scorso a Londra, per essere quasi ambasciatori della nostra terra. Settori culturali, mi riferisco in modo particolare a Mittelfest, a Gorizia 2025. Quest'anno abbiamo detto ci mettiamo a disposizione, quindi questi giovani che stanno facendo esperienza all'estero si mettono a disposizione agli studenti degli ultimi anni dello Stringer, qua abbiamo Lucellis, abbiamo il convitto Paolo Diacono, abbiamo la Civifor, quindi giovani che devono crearsi il loro futuro, non aspettarselo, crearselo e quindi avere queste opportunità di incontro, di conoscenze, e quindi questi giovani della rete si stanno mettendo a disposizione, confrontandosi per dare un senso al loro futuro, e quindi questo secondo me è un traguardo che questi 3 anni abbiamo realizzato.